siamo nella Sacra di San Michele, Valle di Susa, e non c'è luogo migliore per raccontare di questa splendida collaborazione tra COP e Via Francigena, l'Associazione Europea delle Francigene. Un progetto che fa camminare le persone, coinvolge le comunità locali, i comuni, ma le 50 persone che sono qua oggi, le 50 che c'erano ieri a Susa, sono gli ambasciatori più importanti di questo progetto, che vuole appunto far camminare le persone e far scoprire loro la Francigena. Un progetto che mette al centro gli stili di vita, l'alimentazione sana, lo sport, e quindi la cooperazione tra IWF e COP è perfettamente complementare e auspichiamo che possa continuare anche in futuro. Devo dire, una bellissima scoperta, e anche grazie agli organizzatori che hanno messo a disposizione dei soci questo evento con queste guide qualificatissime che ci hanno anche illustrato via via tutto il percorso. Un'esperienza sicuramente da ripetere. Essendo socio attivo anche un po' dal punto di vista digitale, cerco di frequentare anche i vari portali COP e soprattutto la parte eventi riservata ai soci, per cui poi da lì è stato abbastanza agevole. Una bellissima esperienza, siamo passati in posti bellissimi, in mezzo alla natura. Mi sono iscritta perché mi sembrava molto interessante. Molto bella, bisognerebbe farlo più spesso, anche perché le persone tendenzialmente conoscono i posti ma non ci vanno, quindi sponsorizzare è una buona cosa anche per il territorio, ma anche per le persone conoscere la storia dei propri posti. Un grande ringraziamento a COP dell'Associazione Europea delle Vie Francigene per questa opportunità che danno per l'ennesima volta a tante persone di conoscere territori sempre più belli, sempre in cammino sulla Via Francigena.